ancora esplorati. Unico problema è i siluri, dovranno essere disattivati i detonatori perché le armi sembrano ancora pronte per essere lanciate. La NASA potrebbe nascondere i misteri di Marte. Questa è l'inquietante accusa fatta da un gruppo di scienziati americani dopo lo strano blackout della sonda spaziale in missione verso il pianeta rosso. Sul pianeta Marte da ieri è polemica. Un gruppo di scienziati americani ha infatti accusato la NASA di aver sabotato la sonda spaziale Mars Observer per impedire una sconvolgente rivelazione, la presenza su Marte appunto di reperti di una civiltà extraterrestre. La sonda Observer ieri doveva mettersi automaticamente in contatto con la Terra dopo essere entrata nell'orbita del pianeta, ma il tanto atteso segnale non è arrivato. Un guasto tecnico o la precisa volontà di non far sapere qualcosa di assolutamente top secret? Di questa seconda eventualità non hanno dubbi i ricercatori del gruppo Mars Mission. Da tempo, analizzando le foto e i dati inviati 17 anni fa dalla sonda spaziale Viking, sostengono che sul pianeta rosso ci siano resti di una civiltà avanzata ed esattamente nella regione di Sidonia gli scienziati affermano di aver identificato chiaramente due grandi strutture a forma di volto, alcune piramidi, una fortezza e una cittadella. Da anni inutilmente chiedono alla NASA di rendere pubbliche le immagini del pianeta rosso. Questa nuova missione doveva essere un appuntamento davvero speciale che per ora però si è rivelato un fiasco, o meglio un mistero inquietante che forse la NASA potrebbe spiegare. E dal pianeta rosso passiamo a quello blu, l'Oceano Pacifico, in particolare ai suoi abitanti. Queste balene si sono arenate ieri sulla spiaggia della Doubtless Bay in Nuova Zelanda per motivi sconosciuti. Se ne sono salvate 18 su 26 grazie all'intervento di un centinaio di volontari, i quali innanzitutto hanno portato al largo le due balene più anziane, le balene pilota, considerate le leader del gruppo, sapendo che le altre, come di consueto, avrebbero cercato di seguirle. Intanto, a 8 chilometri dalla riva, un gruppo di 70 cetacei era in trepida attesa del salvataggio. Tra poco le notizie dello sport, in primo piano la bella prova degli italiani ai mondiali di ciclismo di Oslo. Costretto Michael Jackson a un ricovero urgente in ospedale. Fra mezz'ora esatta sapremo se c'è una speranza o no di recuperare il Mars Observer, la navicella spaziale partita 11 mesi fa destinazione Marte. I contatti radio sono ormai interrotti da sabato. Mars Observer tace ancora. A Pasadena gli scienziati NASA sono con il fiato sospeso. Se la sonda spaziale non lancerà un segnale entro le 23:15 ora italiana, dovrà considerarsi fallita la nuova missione americana verso Marte. Doveva essere l'inizio di una vera e propria invasione. Nei prossimi 2 anni è prevista la partenza di un'armata di astronavi dalla Russia, dal Giappone, mentre un summit in Germania, reso possibile dal dopoguerra fredda, ha programmato l'unione delle forze di 20 paesi per la conquista del misterioso pianeta. La sofisticata spedizione americana, costata oltre $1 miliardo, doveva portare nuovi dati, rilievi sull'atmosfera e la superficie marziana. Tra le ipotesi, un infinitesimale errore di calcolo, una improbabile esplosione o un complotto interplanetario. Un gruppo di ricercatori ha infatti inscenato una manifestazione contro la NASA. Il fallimento sarebbe stato provocato dalla stessa agenzia spaziale americana per nascondere la scoperta di una civiltà extraterrestre. Le prove nelle fotografie scattate 17 anni fa che mostrerebbero alcune piramidi, una fortezza, un volto umano, forse quello di Elvis Presley oppure del senatore Ted Kennedy. La borsa Wall Street ha chiuso in rialzo poco fa a più 13 punti Dow Jones, più 13 rispetto a... Be a mistake for anyone to provoke another. Fresca dagli Stati Uniti, che è un giallo fantascientifico degno della penna di Asimov e che invece porta avanti un'altra teoria. Vediamola. Su Marte sì. I resti di una civiltà avanzata, inquietante come i Maya. Se a parlarne non fosse un gruppo di qualificati scienziati, sarebbe facile attribuire questi volti alle fantasie tridimensionali elaborate al computer da Mark Carlotto,
uno degli studiosi che contesta la NASA. Faccioni cosmici, riferisce la stampa, ora scomparsi dalle foto inviate a Terra 17 anni fa dalle sonde spaziali. E visto che le prove di questa vita intelligente sul pianeta rosso si attendevano dalla sonda Mars Observer, i tecnici che ne seguono la missione avrebbero sabotato la navicella. Il guasto è un'incredibile coincidenza, accusa Richard Hoagland, un ex consulente della NASA che guida il gruppo di dissidenti. Nessun processo geologico avrebbe potuto creare queste strutture, argomenta Hoagland in difesa della sua scoperta di statue a forma di volto, piramidi, una fortezza, una cittadella disposta a pentagono. Nel frattempo, gli ingegneri spaziali del centro NASA di Pasadena, California, sembrano aver ben altre gatte da pelare. Liquidano le accuse come trash, spazzatura. Tre riviste in edicola oggi, il Radio Corriere TV che ci dà